Ed eccoci qua ragazzi, bentornati sul mio canale. Qui è sempre Uchika Gamer che vi parla e siamo tornati su Kingdom Hearts Dream Drop Distance. E come potete vedere siamo esattamente nel punto in cui ci siamo salutati la scorsa volta, o meglio nella mappa del mondo con Riku, che la cosa ci ha spiazzato del tutto perché non ci risulta di aver completato il mondo con Sora, e adesso ci chiede il gioco di visitarla direttamente con Riku. Quindi sono andato a livellare un pochino anche con Riku, così da averlo pronto, perché con Sora eravamo abbastanza sottolivellati, e direi di andare a visitare il mondo. Olè. Finito! Where am I now? Why am I here? I unlocked all 7 keyholes, so I should be back in the world I came from. Vabbè, il cambiare alta qua delle catene. Ok, salvataggio. Ammazza quanti sono, mamma mia, dolce sogno. Andiamo ancora. Che è sta roba? Ehi. E come si fa qua per prendere quella cassa lì? Energiga! Cioè, l'ho già equipaggiato, l'ho già acquisita Energiga. Aia, forse si va di qua. Aspetta che qua c'è una cassa però. Cofanetto 3. Vediamo un po', esploriamo perché vorrei... Wow, cos'è? Ah! Vai così. Ok, una.
e vai. Ah, ecco. Due e due quattro. Oh, si è aperto proprio un passaggio nuovo. Bello. Doppio volteggio. Una seconda volta. Ah, ma solo. Allora, a sinistra non c'era nulla, quindi possiamo andare avanti. Di qua. Dolce sogno, energica, e andiamo avanti di qua. Ma cosa abbiamo? Niente di qua. Oh, abbiamo sto robo. Vai. Voilà. E vediamo il passaggio che si apre. Sotto qua ci sarà qualcosa. Immaginavo. Dobbiamo fare tutto il giro. Bisogna sempre guardare gli angoli. Tutti con le forchette. Non è mica ora di cena, oh. Erico al 35. E che era Ixon quello? È andato giù. Pensiamo al cavallino qua. Ecco qua l'altro pezzo. Olè. Oppala. Dov'è l'altro? Ah, un altro è lì. Ok, andiamo qua sopra.
Vai. Vai. Passaggio nuovo. Apriti. C'è un salvataggio, ragazzi. Io salvo. Vuoi prendere l'ascensore? D'accordo. Oh. Salvataggio? No, non è il salvataggio. Fa bagna, ma la luce è la stessa. Ma trollato. Come? Dove bisogna andare? Cassa. Ok, Elisir. Vai su. Yeah. Dove caspita? Vai così. Wow. Sui tubi dobbiamo salire, eh? Che figata però. Sperando che non venga troppa gente però qua, eh. E appunto, sta già venendo troppa gente. No, mi hanno fatto cadere. Ok, qua. Salvataggio, shop. Sto facendo un doppio salvataggio, ragazzi, per sicurezza nel caso il filmato non mi si dovesse vedere tutto in questa rec, che almeno lo rifaccio. Quindi mo qua e qua. Andiamo fin su. Is that Sora? Sora! Sora, don't! You've got to wake up! Sora! Are you what's trapping him in that nightmare? Cause if you are, I'm what nightmares fear! Sconfiggi l'incubo antinero. Battuto! Finalmente, oh! Madonne mie!
Sora, don't chase the dreams. They'll lead you nowhere. Just to an abyss you'll never be able to wake up from. What? What's going on in Sora's world? Why won't he open his eyes? Is he still in the nightmare? That is right. Huh? Ansem! Sora could no longer wake up. No matter how many nightmares you consume, you cannot wake someone who has fallen into the chasm of dreams. What? Dreams hold our memories. Sleep holds our dreams. And darkness, it holds our sleep. Sora's heart belongs to the darkness now. Sora would never give in to the darkness! But you feel it, don't you? This world, the nightmare, the abyss. Why haven't you returned to the reality whence you came? No. This is a... dream of a dream. A twofold nightmare. This whole journey, you have been inside Sora's dreams. And now darkness within darkness awaits you. What? No! I can't get loose! At the start of your test, when you struck out from that tiny island, you saw me there dressed in a robe. Immediately you knew something was wrong. So without even knowing it, you dove into Sora's dream. And you became exactly what that sigil on your back represents. A dream eater to protect Sora from nightmares. Me? I'm a dream eater? Correct. But you failed to protect him. After all your efforts to command the darkness and protect those you cherish, it is a shame you locked that power away in the end. Except, it's not over. I can still save Sora. So you understand what to do. Set the darkness in you free, and you can rescue your friend. Ansem. Or Xehanort. You used to be a Keyblade wielder. But darkness stole your heart. And the Keyblade with it. Don't you see? That's half the reason I'm even on this journey. After allowing darkness into my heart, am I still fit to wield the Keyblade? Even after locking you away, here you are, haunting me again. So I get it now. There's no point in trying to hold the darkness back. At last, you see clearly. You know, when I look at you, there's this memory that flashes back. A secret I said I'd keep when I was little. The main reason I kept dreaming about seeing the outside world was because of him. Mm-hmm. My journey begins here. And now, I'm going back to the real world. And then to Sora's side. That is your answer? Yes. I know the way. Consume the darkness. Return it to light. You can try.